Lo Scialbo 0-0 col Cosenza chiude un 2020 molto difficile per il Pescara, nel quale l'unico vero raggio di luce è la salvezza di Perugia a pochi minuti dal Ferragosto. Due mezze stagioni condizionate fortemente dalla pandemia, ma con una linea comune per il Delfino. I risultati complessivamente scadenti che hanno avuto come conseguenza ben 5 allenatori che si sono alternati in questo anno solare, da Zauri alle Grottaglie, e poi Sottil, e poi Oddo, e poi Breda. Al netto delle due gare di Coppa Italia, una vittoria stentata ai rigori con una squadra di D, il Notaresco, e una sconfitta secca con una squadra di A, il Parma, e al netto del doppio playout col Perugia, nel campionato di Serie B il Pescara ha collezionato in 35 partite 8 vittorie, 8 pareggi e ben 19 sconfitte, viaggiando ad una media di 0.92 punti a partita, 32 in 35 gare. Così suddivisi: 19 punti in 19 partite nel girone di ritorno dello scorso campionato, 13 punti in 16 gare dell'attuale Serie B. Numeri che hanno definito il Pescara peggiore dell'intera era Sebastiani, che hanno messo e mettono tuttora a repentaglio la permanenza in cadetteria del Pescara. Perché se nello scorso campionato la squadra per molte giornate è stata nel limbo prima di crollare a luglio nella ripresa post-lockdown, ora la pessima partenza ha fatto subito intendere che la salvezza è l'obiettivo prioritario, senza spazio per voli pindarici da playoff. Ripercorrendo alcune delle tappe più significative di questo sciagurato 2020, a gennaio la squadra è uscita indebolita dal mercato di riparazione. La cessione di Machin, l'infortunio del neoacquisto Pucciarelli sono un fosco presagio. Zauri si dimette dopo il KO con la Salernitana nel primo match del nuovo anno. Le Grottaglie, promosso dalla Primavera, illude con le vittorie su Pordenone e Cosenza, ma la squadra è fragile, ha lacune in attacco e difesa e la flessione comincia a prendere forma. Le sconfitte con Spezia e Benevento precedono la sospensione per il lockdown, e quando a fine giugno si torna in campo il 3-1 sulla Juve Stabia è un'altra illusione. La discesa prosegue e la sconfitta di Cremona costa la panchina a Nicola Le Grottaglie. Il presidente Daniele Sebastiani si affida ad Andrea Sottil, un tecnico navigato in Serie C, debuttante in Serie B, ma la situazione non cambia. Un Pescara in agonia ha la forza di battere a malapena solo un Livorno già retrocesso. Il gol di Garritano contro il Chievo spedisce il Pescara ai playout. Sarebbe stata Serie C senza la penalizzazione del Trapani. Si vivono giornate di tensione, il Pescara guarda con ansia il ricorso al CONI dei siciliani, poi respinto, ma riesce a ricompattarsi per le sfide che valgono una stagione contro un Perugia polveriera. 210 minuti non bastano, la salvezza passa dalla lotteria dei rigori, le parate di Fiorillo e l'ultimo penalty di Masciangelo fanno esplodere di gioia la Pescara calcistica. E ancora Serie B. Condivisibile l'autocritica del direttore Giorgio Repetto, che con sollievo osserva: gli allenatori sono i meno colpevoli, i responsabili di questa stagione sofferta siamo noi, società e dirigenti da una parte, e i calciatori dall'altra. I tempi sono ristretti, poco tempo per festeggiare, si deve subito pianificare la nuova stagione. Sottil attende invano la conferma, Massimo Oddo, sconfitto col Perugia, è il prescelto, un ritorno che deve sapere di stagione del riscatto, per sé e il club, ma la squadra, in parte rivoluzionata ma non in toto, non ingrana. Tra preparazione in ritardo, scarso rendimento di giocatori chiave e infortuni, il Pescara parte malissimo e dopo la sconfitta col Pordenone e avendo all'attivo solo una vittoria, anche Massimo Oddo viene sollevato dall'incarico. Roberto Breda parte con la vittoria di Ascoli, toglie il Pescara dall'ultimo posto, ma la sconfitta di Chiavari e lo 0-0 col Cosenza lasciano intendere che la strada salvezza sarà ancora molto complessa. La palla passa al 2021.